Radio Nostra, for the program SOS, Spagnolo Zero. Boa noite, nós estamos esperando para se conectar con Radio Nostra, para o programa de SOS, Spagnolo de Zero. Specialissima oggi 28 aprile 1961 sono nato io, il mio compleanno, auguri, auguri Gianluigi, auguri, auguri, oggi giornata speciale, sono appena passate le 18, ma speriamo di sì, sembrerebbe. Parliamo dalla trattoria Zanella? Ma sembrerebbe di sì. Cui... Io parlo da Viterbo e tu Riccardo dove parli? Io da Sacagnano. Ah, è da Sacagnano. Puntatona speciale oggi. Sono 84 giorni, Riccardo, che è partita senza, sbagliamo a zero. Così tanto? Così, 84 giorni e 34 giorni mancano per... Le elezioni, andiamo a votare il 31 maggio. Non è diventato una cosa... Non sarebbe più, non vediamo allora che sia domani. Non vedo l'ora di mettere quella crocetta e levarmi lì a questo punto. Bene, direi intanto di mandare sulla sigla. Mandiamo la sigla. Ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro volte.
dove corri, dove vai. Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Bene, eccoci rientrati. Nuova salsa, di nuovo salsa. E sentite un attimo questa musica. Cavolo. È qui con noi Serafino Smerghetto, grande ospite, grande amico. Buonasera Serafino, come andiamo? Buonasera, benissimo. Bene, bene, siamo già sempre arzillo, sempre in gran movimento. Se fa il possibile per andare avanti, per migliorare. Cioè, siamo sempre in moto, no, siamo sempre in moto. In moto. Sia perché si dà da fare, sia perché va anche in moto, no? Lo vedo ogni mattina col casco. Sempre, ma quando pronto. Viene a rovescio mi tolgo la macchina però. Insomma, Serafino Smerghetto, chi è Serafino Smerghetto? Serafino Smerghetto. Uno dei grandi personaggi del nostro litorale. Il cavallino dei porti e non solo. Non solo, anche prima, ancora prima, quando eravamo ancora sotto Venezia, era uno dei... di pochi, diciamo, che hanno fatto grandi battaglie per ottenere l'autonomia di questo comune. Sì, grandi battaglie sia politiche ma anche a livello lavorativo con l'agricoltura, no Serafino? Raccontaci un po' l'agricoltura qua della zona, come sia un po', come è un po' cambiata, i vostri interventi. Posso dirvi cos'era l'economia 100 anni fa, anche oltre 100 anni fa. L'economia agricola era basata non solo sul prodotto ortofrutticolo, ma era anche compreso la caccia, la pesca. Ah, era compreso tutto. Tutto. E questo faceva economia. E qua c'è la Madonna del fucile, Dario Piccolo, che ci dà un colpo. Ecco, sì, ecco. E allora, questa economia andava avanti perché quasi ogni famiglia aveva è passione della caccia, ma non era solo passione, era anche una necessità per far quadrare l'economia, diciamo, no? Certo. E dopo si fava tanto allevamento delle bestie, del pollaio, i porcini, ma anche mucche, no? E cioè, mucche, no, tante, tante, perché mi ricordo mio nonno diceva che andava a prendere l'acqua e da bere sul Sile. Certo, no. Certo, era proprio... quello che mancava, mancava il liquido, i soldi, ma se no da mangiare. E dopo c'era vin e c'era il cantino sempre. E c'era sempre. Anche perché l'agricoltura più, diciamo, quantità di prodotto era l'uva. Ah sì, era l'uva. Ecco perché si dice vado in vigna. Vado in vigna perché? Qua proprio è a vigna, c'era proprio tanta produzione di uva, di vigneti, che non c'era vigneti, c'era qua che c'era tanti fossi. E ora si fava gli orti, un fosso da una parte e attorno all'orto veniva messa a vigna, tutto attorno. E la qualità del vino, insomma. E ora questa è stata prima l'agricoltura, che dopo si è sviluppata gradualmente a frutteto misto. Ora siamo passati al frutteto misto, cioè pere, frutteto misto, ecco, tutto un assembramento che è una cosa impossibile quegli anni dopo andando avanti. Un gran giardino di alberi. Quando è venuto anche come forzatura si doveva dargli dei trattamenti, anche a Viteno che serviva anni prima il suo fatto, ma dopo qua però ancora si stava costretti a cominciare a trattare piante. Prima non davate niente? No, perché non c'era già una agricoltura biologica prima. La peronospora che stava prima, che abbiamo cominciato a dare trattamento. Che è quella dei peli, peronospora. E ora passando a questo frutteto misto, per tanti anni siamo andati avanti in quel modo, però... vabbè, era la stagione di succhette a succhette, quasi l'inverno, i pomi d'inverno, insomma, che era un lavoro. Le succhette sono una specie di amoli, non sono le zucchine, no?
è succhetta. Succhetta frutto. Perché si ascoltano, tanti ci ascoltano anche in Spagna. Comunque, quello che mi dispiace è che si andrà via tante specie, tante qualità di alberi da frutto che sta un guaio. Sarebbe bello, no, sarebbe bello riportare, come almeno, no? Fare una zona, no? Dove una specie di museo degli alberi da frutto. Ma un orto botanico, un orto botanico, un orto botanico sarebbe l'ideale per il nostro litorale. Sarebbe un posto. Perché richiama, a parte, ma c'è sempre storia, sempre da tenere vivo, sempre da tenere presente. Come le piccole Moisisole. Esatto. Anche... Comunque, passando al frutteto misto, siamo andati avanti per 40-50 anni. Dopo... Il punto che Sega praticamente rimodernato, Sega visto che qua riusciva bene il peschetto. Cioè, e ora siamo arrivati a frutteto specializzato. Ah, certo. E ora si fanno tutti gli appesamenti di una sola specie. Le pesche. Praticamente abbiamo avuto anche la fortuna che in questa zona la pesca era la migliore di tutta Italia. Esatto, proprio branzini, siegoi, no, pesca, pesca. Scherzo ogni tanto che pesca, sì, bisogna che te... no, va bene chiarirci, noi in pesca che... In pesca che siamo qua, devi dire cosa... Le pesche, non c'erano le varietà di pesche che ci sono adesso, tipo pesche noci, pesche... Ma... Sì, c'era, però è la prima volta che c'era il Redentore, la Cassei, che andava proprio alla grande... Ma avevamo un prodotto speciale che era il tuo, non che era rimanesse nei mercati. Proprio. Ah, certo, cioè, andava via brusata. Ecco. E i pesche a cavallina andavano via bruciate. E ci mancherebbe altro. Il motivo era anche che dopo c'è da verificare anche, adesso andiamo avanti con il frutteto misto, diciamo, si è fatto fino l'alluvione 66. Esatto, l'alluvione 66. E quello che segna, diciamo, segna storia nella nostra agricoltura, che siamo stati proprio azerai come frutteti. Esatto. E abbiamo cominciato allora a fare prodotti orticoli. Orticoli, perciò l'orticoltura. A pieno campo. Siamo andati avanti qualche 10 anni a pieno campo con ortaggi. E dopo abbiamo cominciato a fare culture sotto nylon praticamente, non protette. Culture protette. E abbiamo cominciato con i picchi e tunnel, e sempre più grandi, finché siamo arrivati ai serre. Le serre, quelle, perché le prime serre erano quelle piccole, basse, no? Esatto. E oggi sta praticamente dove che l'agricoltore finalmente ha avuto soddisfazione di lavorare, perché in pochi dei anni ha quasi tutti un buon modo di passare. Là in quel momento con la frutta, no, Cavallino Tre Porti era al massimo della produzione. Però non ce l'avevamo bloccato. No, siete andati avanti. Via tutte le piante del 66. Come Vasco Rossi vado al massimo. La canzone che ascoltiamo adesso. E l'avevamo fatto ortaggi a pieno campo. Ok. Anche l'avevamo riscontrato. Vado al massimo. Vado con fedele, a con fedele, a con fedele. Voglio proprio vedere, se voglio proprio vedere come va a finire. Yeah.
fan tutti a a gonfie vele. E quest'estate invece di andare a mare, senza rischiare di cadere, di incontrare sempre, sempre, sempre quel tale che scrive sul giornale. Riccardo, che se ci scrivete vi rispondiamo anche subito. Non abbiamo problemi. Scriveteci e rispondiamo. Ospite di questa giornata è Alberto, è qui con noi, che ci ha parlato tanto adesso bene. Dunque, cose che io ti devo dire la verità, io ero ignorante in materia, sinceramente. Beh, io non pensavo tu che sei locale, sei indigeno. Io queste cose non le sapevo, sapevo tanto del fatto degli allevamenti, dei magari, di tutto quello che poteva essere, invece oggi che serve anche per gli indigeni tutta questa informazione qua. C'è pure gente interessata anche nei suoi, per qualche ora per spiegargli cosa che c'era. Questa è importante, la storia, la memoria. La memoria bisogna tenercela. E qualcuno dimentica ogni tanto la memoria. Fanno, sai, qualche volta si mettono di si dimenticano. O cercano di far, sai, apparire che sia meglio che. Comunque, Serafino, torniamo, stavamo parlando dell'orticoltura, della nuova. Il nuovo prodotto, insomma, la necessità dopo la quarta, perché i campi si sono tutti salati, no? No, praticamente c'è già la falda salata, no? Esatto. E abbiamo dovuto portare via tutte le piante e abbiamo cominciato. E qua siete i fautori, no? E ora qua c'è già sentito la necessità, perché tutto il nostro prodotto veniva delegato e dato al commercio. Praticamente noi altri grandi lavoratori, bravi lavoratori, perché abbiamo sempre prodotto tanto e bene, però tutto il nostro lavoro andava in mano al commercio. E allora io partecipavo a qualche riunione allora della Coldiretti, che faceva qualche assemblea, e mi era buono di organizzare una cooperativa. E ora qua a Fiacca, 3-4, ci avevamo. Sì, perché parliamo anche come gli indigeni autoctoni della zona. E ora abbiamo messo 4-5 persone attorno a un tavolo e abbiamo detto: noi altri faremo la cooperativa. Beh, e da qua nasce la cooperativa, la Coppa, la Coppa sei tu, la cooperativa di Sagagliano. No, non parlare del Coppa. Comunque la cooperativa è nata come società, e ora siamo nati un anno dal 75. Nel 76 invece l'avevo proprio costituito con uno statuto cooperativa Sacagnana. Che è la prima, della zona, c'erano già cooperative così. Cooperative era la prima. E comunque quello che si sta fatto una cooperativa particolare, perché cooperare significava, come ragione di cooperare, mettere tutte le aziende assieme, ma era impossibile. E ora se ne avevamo inventato un modo, un po' come la nostra politica attuale, speciale, di fare ogni socio un numero.
ogni socio un numero, sicché quel numero con l'etichetta su tutto il suo prodotto, ah, ogni socio un numero di identificazione del prodotto, del prodotto, okay, e del socio e dell'azienda, certo, certo. E ora se andava al mercato tutti con il suo prodotto e il ricavo era sempre già preparato, ecco, era una cooperativa speciale, l'unica quando che veniva monitoraggio, così si chiama, da Roma per visitare la cooperativa, e direi che neanche la venne una particolarità speciale, intanto perché era guidata da tutti i coltivatori, perciò non c'era, eravate tutti uguali. E dopo il punto di forza è stato io che mi, cosa avevo fatto per avere presenze quasi a tutti da un ruolo. Perfetto, per farli partecipare. Per farli partecipare, siccome dopo che avevamo cominciato a fare i rischi, non far delegare gli altri, ma niente, tutti erano intanto attivi, erano cooperatori. Gerimo a un livello molto basso, nessuno voleva mica parlare. Vabbè, insomma, in che anni siamo qua? 75, comunque fatica a sentire parlare, però l'agricoltore di allora c'era, intanto mancava di senso civico, perché non si interessava di tutto quello che stava all'esterno, delle opere che doveva fare, della manutenzione delle strade, della luce, niente. Si pensava del suo anche oggi, ogni 5 anni si c'era una testa bassa che lavorava da mattina a sera, e dopo gli dava in mano il prodotto al commerciante. Noi altri l'avevamo fatto crescere, ma quando che mi ho visto che anche con il sostegno dei tecnici che si aveva come cooperativa a disposizione, e dopo dell'ispettorato dell'agricoltura che mi ha sempre appoggiato, che erano sempre assistiti da mattina a sera. Perciò, quando che mi ho visto che il livello produttivo già era il massimo, già era top, ho detto qua bisogna far crescere anche qualcosa di diverso, far crescere la mentalità della contabilità, che ognuno aveva da sapere quanto che capava di questo, anche per non farsi, insomma, anche per pressa proprio mentalmente. E questo è stato. I commercianti contenti? No, i commercianti mi avevano sempre guardato brutto occhio, tranne qualcuno. Comunque, quando che si dice. Quel qualcuno c'era donna, perché c'era figlio di un bel uomo, eh? No. E donne non c'entra. Comunque, avevamo. Tanto premetto che una persona sua non fa niente. No, deve essere. Ha supportato. E ora la persona deve avere dopo un bel appoggio a Espae, perché dopo sì, cresce l'idea, ma cosegà a Espae. Sì, quando si ha il gruppo. Fino a uno su venuti che parliamo, Serafino va fatto. Serafino da solo non fa niente. Perché anche il confronto aiuta a crescere. No, ma anche perché ti danno aiuto, la spinta, hai bisogno. Da solo. Praticamente ieri Morivari che ce l'aveva da fare il rinnovo, chi era il presidente, gli era già che stavo mi tutto a grazie, mi ho sempre dato, sempre. Non ho mai perso un'assemblea, sperando che dopo venisse anche il cambio. E invece quando veniva il cambio ti tirava, no, e mi veniva a casa a dirmi non ti fa più il presidente, mi in cooperativa non vengo più. Per cui ti obbligava alla fine. E ho fatto. Comunque quello che è stato importante, il salto di qualità, non solo come produttori, come agricoltori, ma anche il settore che deve partecipare al sociale, alla vita che ci circonda. Ecco qua il senso civico, che era una necessità di farlo crescere, cominciare a smuovere, a parlare, a partecipare. Sì, insomma, si è cresciuti anche culturalmente. Culturalmente, c'è un salto di qualità. Ho sentito che anche ieri, anche qualche sera fa, c'è stata una bella aggregazione di persone. Succede. Ogni dopo quello che abbiamo tenuto in cooperativa, c'è sta anche. Linea verde, se ricordate linea verde, sì. Avevamo due giorni in cooperativa qua. Linea verde. È arrivata anche la TV. Sti verdi, no? Sti verdi è sempre dappertutto. Linea verde. Qua è stata due giorni che abbiamo sentito. Perciò abbiamo portato a parlare del nostro paese, a parlare proprio a livello nazionale. Sempre nell'ambito della cooperativa mi cercava di coinvolgere sempre altri argomenti, portare altri motivi, sempre portare qualcosa di nuovo. Per esempio, nelle feste, e dopo se volevo faccio qui da qualche foto,
dopo è difficile lavorare le grandi, comunque le vediamo noi e il giorno ve le danno. E ora praticamente si fava anche qui a Segabemme Cresciano un socio allevava due maiali e veniva dopo in taglia l'uno a fine anno. Qui fare una festa ogni anno al povero maiale, almeno faceva aggregazione e io so, quando viene lì il fuoco si rende conto di cosa che fa. C'ho quelle feste grazie alla famiglia Zanea Mogian, qui dei panifici, il panificio di Casario, beh qui la nostra Titti, qui ne ha dato un appoggio per la cooperativa, grandissime persone, brave, perfette, proprio spontanee e che ha sempre collaborato. Anche perché no, si viveva in paese, c'era questa voglia. Ma lui ci faceva qualche 200 coperti, ma si invitava prete, si invitava le associazioni, d'accordo, era un esempio. Il prete, a Comare, dottor, no? No, all'epoca non c'era il sindaco perché erano sotto Venezia, il sindaco veniva mai qua, da Venezia. Veniva linea verde ma non c'era neanche la linea, ma qua no. Il sindaco non poteva, Venezia non aveva il tempo di per le periferie, anche se gli ne avesse vuole la volontà, ma era troppo precisa. Il comune di Venezia, la città di Venezia, c'è è troppo complicata. C'era il campagnolo per Venezia. Sì, basta pensare che siamo rimasti, non so, 30-40 anni senza un piano regolatore. Esatto, e tutto questo che ha portato dei disagi, ma anche a ritardare lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Esatto, perché adesso lo sviluppo c'è. Signori e signori, si comunica alla cittadinanza di Cavallino Tre Porti, questa maggioranza comunica alla cittadinanza di Cavallino Tre Porti che va tutto bene. Ma lo vediamo. Adesso c'è lo sviluppo. No, abbiamo buona fortuna di avere due sindaci che non hanno mai creduto all'autonomia e di conseguenza mi vuol dire che li aveva mi si era preparati a governare questo paese. Ma io non ho naturalmente tantissime cose da dire perché, o meglio, diciamo che di cose da dire ce ne sarebbero anche sul piano politico. Ma no, dai, abbiamo avuto due grandissimi sindaci. No, migliori, ma io non mi punto sulla persona. I migliori di... C'è il sistema che va combattuto. A Serafino gli piaceva il sistema di questi sindaci. No, non mi punto. Oh. Ma non mi apprendo mai, parmi non c'è mai nemici. Ma no, figurati politicamente. Sì, però i dà quello che dà e sono convinto che in buona fede i dà il massimo. Sì, però sì. manca perché? Forse perché non mi ha mai fatto l'imprenditore, perché mi ha mai. Io non conosco, non sono ignorante, diciamo chi sei. E ora nessuna accusa gratuitamente per nessuno praticamente. Tutte questioni di particolare interesse pubblico e che richiedono adeguate e qualificate risposte da parte dell'amministrazione comunale. Te dico solo chi dà quello che uno se no vanno tanto. Mentre i coltivatori davano, perché certo, grazie a questa cooperativa si è cresciuta anche tutta San Cagliana. Ci raccontavi anche del ponte, che siete stati i fautori per il ponte. E ora quando è venuto il ponte? No, il ponte di Pordelio, che aveva progettato di ripararlo. E mica ho fatto più presenze di consiglieri al quartiere. Sì. Vestito da. Sì, perché c'era fino dopo, era anche in politica, ma lo diciamo dopo. Dopo. Abbiamo tempo. E ora abbiamo organizzato una manifestazione che abbiamo bloccato il ponte del Cavallino perché andasse fatto il ponte nuovo e non spendere soldi su un ponte che ormai che era da buttare. Ah, il ponte quello in fondo, sì, con la Jesolo di Cavallino. Ah, sì. Perché... E nessun politico ci ha dato una mano e è venuto assieme a noi, proprio. Lasciati da soli e siamo andati avanti ancora. Dopo cosa succede? Viene avanti qua i miei amici la variante Boato, salutiamo Boato. Ciao. Stefano Boato sicuramente lo conosceva, era ignorante. Stefano Boato ignorava non sapeva. E ora praticamente da assessore all'urbanistica che aveva fatto un piano regolatore che condannava gran parte, una parte praticamente veniva diviso il nostro territorio, il nostro quartiere, dal ponte del Pordelio dei quali era tutti vinti, dove che io volevo fare una variante che intanto
non si poteva più usare il nylon, che qui a Parma era materia primaria. Non si poteva andare con grossi trattori circolare per l'isola. Quei mesi di trasporto e il minimo di portata perché disturbava, sicché era impossibile fare lavorare. E ora si partiva a protesta dalla cooperativa e il sottoscritto si andò direttamente a conoscere i consiglieri comunali che non sapevano neanche dove che c'era che faceva. Mi sono presentato e ho fatto bolso di tutti i consiglieri che ho spiegato. E ora un certo Bosello di estrema sinistra, scusa, di fondazione, cosa, no, all'epoca non c'era, era proletaria, ah, democrazia proletaria, che salutiamo, e da sentito che aveva detto Marghetto, posso, come no, sono qua per spiegarvi, e aveva detto che aveva sentito cooperativa, sì, loro, stato senza, no. E ora di essere a casa. E mi fa, ma ora Stefano vuoi rovinarvi lavoratori che lavorate la mattina a sera. E ha detto, penso me. E ora cosa succede? Noi ci siamo andati a criticare a tutti, non sono mica stato a guardare le bandierette, che ho spiegato qua che c'era le condizioni. Esatto. Cosa succede? Che qua, mi nel frattempo che avevo portato la CIA. La CIA che ti spia, che non è la CIA, la CIA che conosciamo, è un'altra CIA. È la CIA. Ed era un mettere a confronto quel diretti e un'altra associazione di dei sindacale dei coltivatori, la CIA. E ora, cosa succede? Che nel frattempo, conoscendo la CIA, ho riconosciuto chi era peggiore della tua diretti. E allora cosa succede? Io gli era a favore della famiglia. Spiava, contro le mani, no, ma è una cosa succede che hanno preso qualcosa da quella, la nostra presenza, la nostra forza, senza essere in politica, siete riusciti, se andai alla seduta al quartiere c'era il presidente del quartiere Berton Italo e che veniva qua tutti i giorni a parlarmi, ma cosa vuoi fare, ormai la sa che passa, dire no. Quando pregava più, perché io conoscevo veramente, dopo ha detto veramente io duro camera giù. E perciò quando che si venuto al voto al quartiere, Italo si è dato nuovo. Praticamente è stata bocciata qua che era qua, non contava niente, però quando che è stata portata a Capacetti, noi abbiamo organizzato un gruppo di persone per andare a vedere, avevamo a CIA a favore, e noi altri soli perché vi hanno sempre lasciato da soli, però voi davate di più, voi avete sempre dato di più di tutti, e adesso ci ascoltiamo, si può dare di più. Questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai. Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se affermi un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di in questa barca persa nel blu. Noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può andare
studio? Sì, a Sazza Sacagnana. Sazza Viterbo. È la tecnologia che ci permette questo. Infatti, di essere in più posti in contemporaneamente. E in più posti abbiamo anche Serafino Sberghetto che si divide tra Viterbo e Sacagnana. Col suo motorino, corre di qua e di là. In pratica dicevamo che poi questa, ritorniamo un attimo sulla storia del progetto di Cavallino Tre Porti, della variante che alla fine è stata bocciata. È stata bocciata e perciò tutti contenti. Contenti anche perché Serafino è promotore anche delle isole treportine. Di questo raccontaci un po' il discorso delle isole treportine. Sì, è nata come idea da sempre poche persone e ora è stato distaccato però dalla cooperativa un altro percorso che ha fatto le isole, il comitato a difesa e progresso delle isole. Ecco, che cos'era? Cosa serviva il comitato? Serviva quando che se avevamo accordo un pochi degli altri tre pochi vagoni, bisogna darsi da fare, perché si vedeva il degrado che aveva incominciato da Io Piccolo e veniva avanti, perché i grossi centri commerciali, da private, licenze di servizio, praticamente piccolo commercio, botteghette, panni, latte, e portava degrado. Certo. Perché mi ho sempre detto che salva l'ambiente, se la persona, certo, che bisogna tenerla più morta, che nel posto che no, mantiene, tutto il resto, tutto quello che vieta tutto, vuol dire portare e far avanzare il degrado. È come una casa, no? Che se non la vivi, casca giù. E ora l'abbiamo istituito questo comitato apolitico. Sì. E già dà dei risultati enormi, per esempio sulle opere di difesa, quando chi ha incominciato quel progetto per fare la strada, che non era una strada, un argine che veniva fatto da parte di Sacagnana, Sacagnana restava senza viabilità, si doveva andare su un argine, con la base di sasso e via. Noi altri, come comitato, cosa avevamo fatto? Siamo andati a avvertire le forze dell'ordine a Jesolo che eravamo pronti da fare una manifestazione per bloccare il campione. Eravate anche molto agguerriti. Patetta aveva meglio di adesso, sì. Cioè, si sapeva che era a rischio. E ora sono là, ho sottoscritto le responsabilità, ho fatto un'assemblea subito a sera, ricordavo che ho firma me e se fai i cretini vado dentro me. Tutto perfetto. Quando che siamo andati al ponte davanti al cimitero, era il trio metà il ponte nell'interno della mura, sicché veniva ancora più stretto a via vita. E ora noi altri abbiamo messo dei paesi. Era i carabinieri, c'era la polizia, era tutto a posto, tutto normale, che dopo mi dà anche a ringraziare perché il contenimento perfetto. Avete fatto una manifestazione tranquilla. Da qui ci sta che... Praticamente eravate i nuovi no global di Cavallino. Comandati dai Garibaldi di Cavallino del Forti. Comunque no, ci sta anche dei momenti critici perché c'era impegni non da poco. E ora mi era di prima persona responsabile su queste cose. E ora quando che ne ha visto, io ha sospeso i lavori e ha cominciato a modificare i progetti. I progetti, perciò in pratica ora... E ora bisogna dire che il Comune di Venezia, senza spendere una lira, avevamo avuto la viabilità dalla ricevitoria fino a Sacchita, perciò, a soldi zero per il Comune. Con la legge speciale? No. Opere di difesa. Opere di Stato praticamente. Siete stati anche bravi a... I primi a avere delle sovvenzioni statali quando da noi non si richiedono neanche quelle si potrebbero chiedere alla Regione o all'Unione Europea, noi altri non le domandevo, a quell'epoca già le domandavano. Comunque dopo, sempre i politici, i partiti lontani non ne hanno mai sostenuto. Mai sostenuto. Perché già l'idea dell'acqua. E ora pian piano mi ho fatto amicizia perché prima mi fava paura il magistrato e acqua, aveva pistola in fianco e ogni tanto arriva la giacchetta per mettermi paura e mi dice ma te vuoi fare una pistola? Non aveva pistola e mi alzo le mani, guarda. Ma ti dico quello che vuole dire. E ora pian piano mi ho fatto il presidente Settaro, che era più presidente del magistrato e acqua.
un nuovo modo di fare amicizia anche a voi. Certo che con le mani alzate sembra come Bud Spencer, per cui penso che la paura c'è la molta. E ora è amico come si è fatta per i ponti. Il ponte di Sacagnana, però il primo maggio. Senza il ponte di Sacagnana non va niente se non fermo da qui a del Pordeio. E me l'ha acchiappata proprio a petto e pubblicamente gli ha detto grazie al comitato Islo e Trepottine, sul presidente Smerietto, abbiamo migliorato di molto le opere. L'unico gruppo che stai bravi a far cambiare i progetti di tutto l'estuario. E tutti contenti, i dipendenti del magistrato delle acque, perché ti ha fatto fare il ponte, no? E ischi. Oggi che le prendono a me. Ok, bene. Serafino, qua il tempo vola. È volato via. Stiamo finendo. E del mio piccolo non parleremo. Parleremo la prossima volta, perché non abbiamo il tempo. Siamo già quasi alla fine del programma. Il tempo è quello che è. Il tempo è tiranno, bisogna anche lasciare il tempo al tempo. Va bene, un punto essenziale qui. Va bene, Serafino, ritornerai in trattoria di Anella senza sti cambi di Viterbo, Sacagnana e tutto. Ringraziarvi perché fe bene il vostro lavoro. E bene, noi di Cavallino Treporti ringraziamo Serafino, perché è stato fautore di tante lotte e che ha portato a che se abbiamo un Cavallino Treporti sempre qui che dà qualcosa. E io ringrazio anche qui dalla città dei Papi, vi ringrazio Serafino. Vi salutiamo da Sacagnana, abbiamo un bel tramonto bene. Qua non so neanche perché siamo in questo studio piccolo, adesso noi ci guardiamo le foto, ci vediamo un bel caffè e poi la comida Sacagnana. Arrivederci, ciao a tutti, adesso ciao a tutti quanti, ciao, andiamo a zero.